Sostenibilità, rispetto per l'ambiente, design italiano, dal 1968. Epocal Spa, nebulizzatori, pompe a pressione e tutto per il giardinaggio. Epocal Spa, visita il nostro sito www.epocalspa.com. Amici di Screcce, ben ritrovati in questa settimana di campionati italiani. Ci siamo andati a staccare una piccola fettuccia, l'abbiamo portata qua, non dei vincitori, ma di coloro che con un po' di sogno in più avrebbero potuto pure vincere. Ma questo è il bello del ciclocross, soprattutto degli atleti che devono crederci fino in fondo, perché non è mai sognare troppo alto. Ciao Ilenia, come va? Buonasera. Anche tu ti sei fatta un bel mazzo con questi campionati di ciclocross. Tu dicevi terza, ma terza c'erano mica poche, insomma. Delle ma io sono contenta. Sono contenta, diverse. Poi è un podio per me anche a livello affettivo, perché comunque io e la Cucinello abbiamo corso tanti anni insieme da Elite e siamo tornate su un podio di cross 10 anni dopo insieme, quindi sì. Bello. Quindi la Chiara Selva con sta spaccata. La Chiara sta andando forte, forte. Ha fatto 22esima assoluta con gli uomini, ha preso tutte le fasce amatoriali praticamente maschili. Partendo quindi, dopo? Partendo ultime, perché noi donne siamo partite ultime, quindi... Una forza della natura. Andata fortissima. Devi portarmela alla Chiara un giorno. La invitiamo, vedrai che viene adesso. Ecco, poi abbiamo i secondi, i sesti posti oggi, me li presenti tu? Beh, abbiamo Enrico Barazzuol, che secondo me io l'ho messo come... MVP assieme alla Giada Borghesi di questo campionato italiano, sì. Perché di fatto ha fatto una grandissima, secondo me ha fatto una grande prestazione, quindi voglio sentire da lui un po'. Certo. E poi abbiamo Matteo Ceschini della medesima squadra, quindi Team Borgo Orsago, vale a dire che voi settimana prossima dovete anche organizzare la vostra società, è vero? Parla pure tu, dai. Sì. Sei coraggioso. Sì, sì, prossima settimana c'è la gara in casa e... Ovviamente bisogna far bene per la squadra. Cioè andare col tricolore sarebbe stato un sogno. Sì, però è andata così. Ma dimmi la verità, ma tu ci pensavi a un secondo posto? A dire la verità no, non me l'aspettavo. Pensavo anche di fare addirittura fuori dai 5. E alla fine avevo delle buone sensazioni in gara, il percorso diciamo mi si addiceva anche molto. E niente, mi sono trovato là, ho dato tutto quello che avevo e sono riuscito. Un percorso che ti è piaciuto molto, immagino. Sì, sì, bellissimo. Insomma, Agostinacchio non è l'ultimo arrivato. È anche uno. E possiamo parlare che Agostinacchio, non voglio dire che secondo me è ancora presto dire che sia già internazionale. Beh, ha fatto tutta la campagna del nord, però in Belgio. Dire, oggi come internazionale possiamo dire che Filippo Fontana è davvero un internazionale. Filippo Fontana deve andare però all'estero. Io quando vedo e Jacob Dorigoni che fa due gare arriva secondo, Jacob ripensaci. Cioè io veramente, lo so, purtroppo è un anno che capisco che devono fare delle scelte, che ci sono le Olimpiadi, però il prossimo anno non ci sono le Olimpiadi, quindi secondo me hanno un grandissimo talento, perché al di là di Pippo che insomma avevamo già visto nelle gare regionali e arrivare nelle gare regionali, poi all'italiano e scontrarti contro gente che va in Belgio, perché Joelle ha fatto tutto praticamente tutta la stagione più importante in Belgio e comunque...
dominare come ha dominato Pippo Fontana vuol dire che hai talento. Ma soprattutto ha sofferto Gioele Bertolini proprio la sua forza, la forza di Filippo Fontana. Quegli errori non si può cadere due o tre volte. Ma abbiamo visto che comunque è stata una gara, il percorso molto bello, anche secondo me classico percorso segnato da Vito Di Tano, si vede che c'è la sua mano. Molto bello, molto moderno, però lì è stato il tempo. Quando io dico in telecronaca che il cross è meteopatico, la nebbia, il freddo, il gelo, fosse stato asciutto sarebbe stato un altro italiano. Così è diventato veramente, in base all'orario in cui tu partivi, una gara diversa dall'altra. E sicuramente Filippo l'avevamo già visto anche nelle gare del Trofeo Trivenente, insomma, che aveva un gran bel colpo di pedale. Io attendevo questo scontro fra Filippo e Gioele, in mezzo si è messo Jacob, perché ti dico tanto talento, perché solo uno che ha talento fa due gare in un anno, perché Jacob ha corso a Bolzano, è premuto all'italiano e arriva sul podio. Vuol dire che ne ha tanta. Ma vuol dire che, io ripeto, spero che ci ripensi, perché secondo me ha ancora in tempo per andare anche verso il ciclocross. Era organizzata la partenza la mattina oppure è stata un'esigenza dell'ultimo momento? Io cosa non lo so. Gli orari sono venuti fuori due settimane prima, ma c'era già gli Elite alle 11:15 e le donne Elite alle 15. Non è un perdere qualche cosa, perché al pomeriggio di solito sai. Allora, come sicuramente siamo abituati anche a vedere all'estero. Televisivamente parlando, forse stavolta magari andava anche meglio. È che tanti, perché? Perché poi alle l'appassionato Nicola di ciclocross alle 2:30, 3 cosa guarda? I campionati olandesi e quelli belgi, perché infatti pur comunque il target nostro, io ti dico il telespettatore di Eurosport, guardava quei due campionati lì. Beh, perché stronzi, scusa, c'è il campionato italiano, sì, vero? Ma facendolo alle 11:15, almeno il problema è che pochi sono entrati. Dobbiamo guardare mood, i campionati italiani, basta. No, pochi sono entrati nel mood di dire accendo la televisione e guardo alle 11:15. Certo, certo. Però poi si poteva riguardare comunque. Certo, certo. Beh, insomma, vale la pena anche fare un sesto posto a un campionato italiano che non è una schifezza. No, no, per carità, poi essendo anche il primo anno, Andrea 23, sono super soddisfatto della mia prestazione. Stai attento, io prima ti ho detto, ma lo abbandonerai un giorno il ciclocross, perché mi sembra che il trend oramai è questo, ho detto no, per la carità. Però poi dopo bisogna vedere le squadre cosa fanno dopo, perché guardate che sesto e secondo, cioè vuol dire essere tra i top leader a livello europeo alla vostra età, cioè vuol dire che si può competere se ben allenati e se il vostro sogno è forte, è rivendicato, e dire io voglio farlo. Ecco questo che mi piacerebbe vedere nei vostri occhi, la grinta, voglio fare ciclocross. Perché per me va bene farlo e rispettare le vostre volontà. E la tua volontà qual è? Ma io spero che il ciclocross non lo abbandonerò mai, cioè credo che non lo abbandonerò mai, e perché l'ho sempre fatto fin da piccolo e mi ha sempre aiutato anche nella mountain bike. E poi ti avrà aiutato anche nella vita, immagino. No? Beh sì, chiaramente sì. Con tu la scuola. Vedi, cioè anche a scuola vedete qual è la differenza di quelli che praticano sport agonistico con quelli che si annoiano. Eh sì. Lo vedete? Sì, lo percepite questa cosa qua? Sei molto più tranquillo in classe. Barazzol, pure tu? Sì, sì, l'ho notato, sì. Poi con te voglio parlare di una cosa che mi interessa tanto. Va bene. Stai attenta, nei master, io ho fatto, vabbè, Merlino, poi abbiamo Mallucchi, Mazzucchelli, Marco Del Missier, sono contento. C'è stata la riconferma di Marco Del Missier e di Antonio Maculli. Eh sì. E poi c'è stato Carmine, che quest'anno noi lo abbracciamo anche virtualmente, perché Carmine ha avuto un inverno un po' impegnativo, certo, con anche dei lutti importanti. Certo. Sono convinta che abbia, cioè insomma, sono contenta che abbia vinto anche Carmine. Poi a livello femminile, al di là della Chiara, insomma, che insomma era attesa, poteva anche, secondo me, certo, come gli dicevo sempre, potevi forare avanti e indietro, fare il mezzo giro a piedi, avresti stravinto comunque. Linda Fischnaller, sì. Anche lei, vedi, come Jacob. Infatti insieme si trovano, perché che lei ha fatto due gare, è venuta all'italiano, ha vinto della sua categoria, l'Ania Bocchini, la Zocca, che ha vinto. L'Ania Bocchini, beh, anche de Lorenzo Pozza, sì, che la stimo tanto, sì, anche lei. No, insomma, ci sono stati, poi magari gli atleti che normalmente vediamo al Trofeo Trivento non hanno vinto tutti, perché ad esempio Zoppas è salito sul podio ma non ha vinto. Però grande. Dal grande non è andato benissimo, però magari
Secondo me te, sei dal grande sopra il fatto che non ci vediamo più tanto. È una gara secca, no, ma è una gara secca e può succedere di fatto, può succedere tanto, no? In base proprio alle condizioni meteo. Poi, ripeto, sono tornata un po' indietro negli anni a quell'italiano di Modena dove il ghiaccio ha fatto tanto. Sì, qua è stato proprio un inverno con tutti quanti chiaramente gli attributi dell'inverno, quindi molta nebbia, molto ghiaccio, freddo. C'era tutto, ma gara donne elite con Sara Casassola che era la grande attesa e non ha disatteso le aspettative, ma soprattutto un podio moderno, come ho scritto sui social, perché al secondo posto Letizia Borghesi che corre per una squadra professionistica su strada e di fatto era un po' di anni, togli la Persico, che non vedevamo delle prof su strada, nel maschile non li vediamo mai, almeno nel femminile abbiamo visto una prof su strada salire sul podio, e Rebecca Gariboldi che chiude col terzo posto, lei che rappresenta la ciclocrossista pura. E poi la storia della storia, nella storia, perché insomma le altre categorie, Valentina Corvi, la Ferri, Viezzi, insomma, erano attesi, ma la storia della storia è che non è, e guarda, io ho cercato... Non è mai successo che una mamma e due figlie prendessero nella stessa edizione tre medaglie d'argento. Cioè, quindi Lara Torresani, Giada Borghesi, che è stata il mio MVP di questo italiano, perché fino a 500 metri dall'arrivo non si sapeva ancora se vinceva la Corvi o vinceva lei, e Letizia Borghesi, quindi una famiglia che ha portato a casa tre con un padre meccanico, immagino, con appunto papà Giuseppe che era ai box a fare incredibile assistenza. Una storia che sto esportando anche all'estero, i miei colleghi di Eurosport che sono avanti l'hanno già ripresa. Ecco, poi dopo parleremo anche di quelli giovanili che andranno da qui a poco, ma sai, ci sono stati anche i campionati europei su pista dove, al di là delle polemiche sterili e anche un po' noiose di questi giorni, devo dirti la verità, la pista non tradisce mai. Alcuni hanno detto chi se ne frega se beccano medaglie, voglio vedere cosa sarà il vero humus della pista. Voi, a proposito, fate pista? No. Malissimo. Un po' di pista dovreste fare. Un certo Enrico Franzoi, che voi dovreste conoscere, era un ottimo pistar, faceva le sei giorni con me. Beh, ma non solo lui. Io mi ricordo che anche Marco Aurelio Fontana aveva fatto. Sì, anche Marco Aurelio Fontana, sì. Però la pista ci sta, nel senso che può aiutare sia nel cross che soprattutto per la strada. Beh, guarda Federica Venturelli, che è il primo europeo, arrivata già in finale per il terzo o quarto posto, è quello che ha vinto nel cross. Una pista, dicevo, che ci ha regalato abbondanti medaglie, una decina mi pare. Noi abbiamo gli highlight grazie a Christian Bon, che mettiamo in onda tra poco, con una bellissima intervista, la sentiremo proprio, di Matteo Bianchi, la velocità che funziona. Settore velocità che è rinato, era ragazzi! Dall'epoca di Chiappa, ma Chiappa già gli europei facevano una fatica boia, ragazzi, o Colinelli, insomma, hanno fatto fatica. No, il settore velocità è rinato. E grazie, possiamo dirlo, a quel santuomo e quel visionario che io amo tanto, anche perché... Insieme abbiamo fatto tantissimo con l'Anvi e lui se lo ricorda sicuramente, questo commissario tecnico che voglio che mi nomini tu. Ivan 40, no, ma c'è stata qua, una visione. A Bassano c'era la coppia 40 sacchi, e una volta 40 sacchi vuol dire 40.000 lire, era 40 sacchi la coppia delle sei giorni mitiche. No, lui sicuramente bisogna dire che hanno fatto stanno facendo un gran bel lavoro col settore velocità, che insomma bisogna dire la verità, prima era morto quasi, quindi morto. Oppure doveva proprio andare a beccare Miami, c'era l'Elisa Frisoni che ha fatto un po' di mondiale, però poi si perdevano un po', no? Invece qui si sta andando a pescare dal BMX, perché Toniolo ad esempio è una storia, ma si sta crescendo anche col settore veloce e i risultati stanno arrivando. Cioè, vedere le finali, vedere delle discipline donne, che normalmente non c'era mai. Un quartetto eccezionale. E beh, però lì c'è insomma il quartetto, un po' di anni che. Sì, che siamo lì. Che siamo lì. E beh, siamo. Però siamo... Vincere un europeo. Ci manca un po' Elia Viviani, ma non possiamo neanche contare sempre su Elia Viviani. Certo, è giusto che facciano l'apertura stagionale al Down Under, poi arriveranno quando serve. Insomma, adesso la qualifica da qui alle Olimpiadi, ci sono dei mesi importanti per i pistard, quindi è normale che appunto
fa bene anche andare su strada. Mandiamo gli highlights. Mandiamo gli highlights. Thank you.
Ringrazio la mia famiglia che è sempre qua a supportarmi in tutte le gare, ringrazio la federazione che mi dà la possibilità di allenarmi al meglio, l'esercito e la mia squadra col Pac Ballan, e quindi veramente mi danno tutti la possibilità di allenarmi al meglio e portare a casa questi risultati. Da 20 anni il Trofeo dei Parchi Naturali è il circuito di riferimento per tutto il movimento ciclistico che pratica il mountain biking. Il numero delle edizioni conferma il crescente successo anno dopo anno. Pronto per il 2024 il nuovo calendario e quindi pronta la 21esima edizione. Un calendario che promette come sempre emozionanti competizioni e spettacolari sfide ambientali in alcuni dei luoghi naturali più belli d'Italia. Si parte il 3 marzo con la tappa del Bosco delle Pianelle, una località immersa nella natura incontaminata della provincia di Taranto e più precisamente a cavallo tra i comuni di Martina Franca e Crispiano. La seconda tappa, il 17 marzo, ci porterà sul Lago di Fondi, nel cuore del Parco Nazionale del Circeo, sul litorale laziale, tra dune di sabbia, boschi lussureggianti dei Monti Ausoni e mare cristallino. Il 14 aprile sarà la volta del Salento, i suoi paesaggi caratterizzati da olivi secolari, macchia mediterranea e coste marine. Una vera e propria sfida per gli atleti che dovranno percorrere i sentieri del Parco Naturale Regionale del Litorale di Ugento. La quarta tappa ci spinge ancora più a sud, il 28 di aprile per l'Aspro Marathon, sul massiccio dell'Aspromonte, un parco nazionale che sorge all'interno della città metropolitana di Reggio Calabria, dove la vista spettacolare ci mostra, al di là dello stretto, la Sicilia, che quest'anno diventa tappa per tutta l'Italia, in quanto è alle Toianni che si svolgerà il 2 di giugno il campionato italiano Marathon. La quinta tappa del Trofeo dei Parchi Naturali, la Trinacria Race, sui Monti Peloritani, che quest'anno saranno scenario di grande sfida. Il Monte Calfa, la vista sull'Etna, il vulcano più attivo, più grande d'Europa, e il blu del Mar Mediterraneo.
Spettacolo per la 21esima edizione del Trofeo dei Parchi Naturali. Il 16 giugno, per la sesta tappa, la Marathon degli Aragonesi ci riporta nuovamente nella vincente location dell'edizione 2023 de La Catasta del Pollino. Una gara che si sviluppa a 1000 metri di quota nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, a Campotenese. 30 giugno, settima tappa, ancora nel Parco Nazionale del Pollino, questa volta nel versante lucano. Da Terranova di Pollino la storica, la classica delle gare di mountain bike del sud, la Pollino Marathon. La tappa numero 8 sui 1400 metri di Camigliatello Silano. Il 14 luglio nel Parco Nazionale della Sila si corre la Sila Epic. Spettacolari sentieri tra i fitti boschi dei giganti della Sila, sino a toccare quota 2000 di Monte Botte Donato. Uno spettacolo che parte già dal sabato per le vie della suggestiva località montana di Camigliatello. Per la penultima tappa, ma anche per l'ultima, si va in Campania il 28 di luglio a Contursi Terme. Ci immergiamo nella Valle del Sele, nella città termale, tra cultura e natura di questa straordinaria area, per la Gran Fondo Parco del Sele. La 21esima edizione del Trofeo dei Parchi Naturali si concluderà l'8 settembre a Colliano, un piccolo borgo incastonato nella montagna e collegato con la parte antica più alta di Coglianello. La Marathon Monti Eremita e Marzano per chiudere in bellezza la stagione 2024, per un trofeo che offre una straordinaria opportunità agli appassionati di mountain bike di immergersi nella bellezza incontaminata dei parchi naturali. Ogni tappa è emozionanti sfide sportive e contatto privilegiato con la natura. Un'esperienza unica che combina sport, natura e rispetto per l'ambiente. Questa la 21esima edizione del Trofeo dei Parchi Naturali. Benvenuti, a me la pista, sapete, ce l'ho nel cuore da una vita. Ivan 40 sta facendo il suo e quindi guai parlare male in questo momento per meri interessi, diciamoci pure la verità, elettorali, mi fa un po' ricredere sulle mie... Su tutto quello che io ho pensato in questi anni. Quando uno vince, vince l'Italia e soprattutto vincono questi ragazzi che possono anche affezionarsi a uno sport o a una disciplina piuttosto che un'altra grazie alle gesta, che chi se ne frega che arriva su un campionato europeo o su un mondiale o su una gara di campagna. È bello che le gare vadano in onda, che possiamo così incitare e tifare i primi, perché sono dei modelli a cui tanti si possono ispirare. Andiamo a riempire dei buchi, che quei buchi di solito vengono riempiti dai ragazzi che si annoiano e vanno a picchiare gli anziani, è una moda di questi giorni. Per cui voglio dire, stiamo attenti quando parliamo. Parlo a voi giovani, perché non che sono vecchio, perché voi sei un po' lo slang, è vecchio, rincoglionito, hanno rotto le palle questi anziani. Ma crediamo, io credo di dire una verità sacrosanta, che è quella sulla condividere delle passioni. Lo posso chiedere a te, poi chiaramente lo chiedo anche al tuo amico, ma le passioni vanno condivise se avete qualcosa da potervi anche rapportare, o sbaglio? No, beh, chiaramente, cioè, comunque non... sempre magari va condiviso tanto il ciclismo, ma magari ti confronti con altri sport giusto per capire anche gli altri che tipo di sacrifici fanno e in generale tutto. Ma tutto lo sport è bello, esatto. Ma anche il violino, chi se ne frega, io sono appassionato di snooker, che mi piace il biliardo, ma tutti gli sport sono una disciplina che comunque sanno far condividere, non ti annoi insomma, Enrico? A me, diciamo, sono molto appassionato di sport in generale, quindi se mi piace anche parlare di altri sport, non solo del ciclismo, mi interessa. Ma cosa sentite dai telegiornali, no? Che quel tipo di Farabrac ha fatto quella cazzata perché si annoiano. Ma voi vi ritrovate in questi ragazzi? No, perché comunque c'ho altri obiettivi, altri pensieri per la testa che riguardano comunque lo sport e il ciclismo.
E quindi, cioè, se mi annoio di sicuro non vado a fare. E anche i sogni, anche a qualche... Sì. Anche una ragazzina, voglio dire, no? Mica si sta male. Guarda che bisogna anche pur... Ah, no, non essere sessisti, nel senso... Anche una ragazzina, insomma, può essere un momento in cui ti dà la carica per fare un determinato risultato. Ma so che tu sei pasticcere. Sì. Uccellino ha detto una cosa giusta. Ma perché ti piace questa passione? Ma aveva iniziato a fare l'alberghiero mio cugino e quindi io ho sempre detto fin da quando andavo alle medie che volevo farlo anch'io e ci ho provato, alla fine mi piaceva e quindi... Quindi domani c'hai anche un lavoro che potrai fare, se vuoi. Sì, hai mangiato tu qualche dolce suo? Sì, sono buoni, sono buoni. Davvero? Sì. Non te l'ha portato solo a te? Sì, a me non l'hai portato, maledetto. Beh, guarda che la prossima volta, non andiamo più... scusami Ilenia, qua il dazio è già a pagarlo. Io corro per mangiare, tanto finché sono fuori con meno 4 gradi posso mangiare quello che voglio. È vero che bruciate tutto? Guarda, io ho bruciato anche i sassi sotto Natale, veramente sono contentissima. Ma quando vedo, sai che, ritorno post vacanze. Sì, così che sei... Dimagrisci, oggi mi chiama, sai quei call center, signora vuole fare un trattamento. E io gli faccio, guardi, io ho mangiato veramente come un porco, lo dico. Ma io brucio anche i sassi, finché sto fuori con meno 4. Cosa la so forse? È bello di correre, Argesi, anche alla mia età che sono vecchia. Ma me lo dici a me che c'è il pigiama degli anziani. Fate sport, così mangiate, che è bello mangiare. Sì, mangiare tranquillamente, però mi fa morire questa roba qua, è vero. Ma che la caldeggio, hai ragione tu. Certo. Adesso che non mangi come quella cosa, mangi con appetito, ecco. Ma dicono che è peggio portarmi a cena, tu lo sai, che non regalarmi biciclette o scarpe o roba quello del genere. Mangio tanto per essere una donna. Però voglio dire, a me piace mangiare. E è chiaro che se io mangio un budino e non faccio un cacchio, anche il budino mi va a ingrassare, logico. Ovvio, però io non sono golosa di dolci. Ma no, è per modo di dire. No? Pane, pasta, carne. Attento, io adesso torno un po' in quel di Lecce Augento. Ah, ok. No, voglio vedere questa corsa. Bellissima, mi piace, la mettiamo in onda sempre volentieri, la 20ª edizione del Cross del Salento, perché lo sport è bello tutto, la corsa aiuta nel ciclocross in maniera fondamentale e sono convinto che lei, se ha avuto dei risultati, li ha avuti perché sa correre. Io ho finito il cross per una vita, facevo le gare a piedi. Beppo lo stesso. È vero. Confermo. Quindi guardiamoci questa gara dove ci sono tanti ciclocrossisti. A Torre San Giovanni, una mattinata di una giornata sì di sole, ma molto fredda, che ha illuminato un percorso che rende veramente onore all'entroterra salentino. Nel pieno rispetto delle regole internazionali World Athletics e FIDAL, per il cross country running e con ben 600 atleti partecipanti sulla linea di partenza. Conclamano così la 20ª edizione del Cross del Salento come evento di atletica fra i più importanti non solo nel calendario del Sud, ma di tutto il panorama nazionale e chiude con un risultato oltre le aspettative, grazie agli sforzi dei visionari organizzatori dell'atletica Capo di Leuca. Salgono sul podio in un incredibile ex aequo al 100° di secondo con un tempo di 24:27 i due fratelli del Burundi Jean de Dio Botui e Jean-Marie Bukuru, che nel rush finale hanno staccato sul rettilineo il connazionale Lionel Nihimbazwe con 24:43 a incalzare durante tutta la gara il trio africano senza mai perdersi
e soprattutto perdere il modenese dell'aeronautica militare Alessandro Giacobazzi, che si conquista un meritato quarto posto con 24,54. Sul lato femminile, fin dalla partenza, la regina della corsa in montagna e l'atleta della Recastello Group ha dettato il passo con ritmo sostenuto e, pur dichiarandosi affaticata dalla stagione conclusa, Aligia Gaggi chiude in bellezza con 29,13 davanti alla giovane promettente tunisina Rihab Dahiri con 30,03 e alla laziale Sara Carnicelli con 30,14 dell'ASD pugliese Imperiali Atletica. Il 20° cross del Salento, patrocinato dalla Regione Puglia, ha sposato in questa edizione la causa del melograno dalla rete dei centri antiviolenza, progetto nazionale a sostegno delle donne vittime di violenza, attivo anche in tutta la Regione Puglia e che solo nella provincia di Lecce ha 62 sportelli, garantendo il supporto e la messa in sicurezza delle donne. Federica Corsaro, operatrice del melograno, ha ricordato il numero verde nazionale 1522, gratuito e attivo 24 ore su 24, che accoglie con operatrici specializzate le richieste di aiuto e sostegno delle vittime di violenza e stalking. Tra arte, natura, tradizione, nel cuore della Valle d'Itria sarà Masseria Palesi a ospitare la prima tappa del Trofeo dei Parchi Naturali. Nel cuore della natura incontaminata, tra sentieri tortuosi e panorami mozzafiato, la prima del Trofeo dei Parchi Naturali. La Marathon Bosco delle Pianelle, la gara organizzata dalla SD Team Bike Martina Franca alla sua 16ª edizione e da 4 anni è parte della challenge di mountain bike numero 1 del centro sud Italia. Da martedì 16 gennaio le iscrizioni per la prima entusiasmante sfida. Marathon Bosco delle Pianelle, domenica 3 marzo, Masseria Palesi, Martina Franca. Prima tappa del Trofeo dei Parchi Naturali. Ben entrati amici di Scratch, voi non sapete cosa succede a microfoni spenti. Non ve lo posso dire perché è più bella la puntata dentro che è quella che sportiamo fuori. Un domani chissà... Beh, non ti ricordi che facevamo ogni tanto i fuori onda? Sì, che sono divertentissimi, ma... Vabbè, questi fuori onda non possiamo metterli in onda. No, però, questi no. Questi ragazzi qua, poveretti, sono venuti qua con tanta educazione. Vanno a casa sconvolti. Vi siete scandalizzati un po'? Dai, ragazzi, ditemi la verità. Ci sono altre trasmissioni migliori di questa. Voglio sentire te. No. Ti piace te? Sì, sì. Che guardavi Scratch una volta, adesso non la guardi più. Soltanto su YouTube. Sì. Vergogna. Ma se trovo su YouTube la puntata di Scratch me la guardo. Guardi. Ma cos'è che ti piace di Scratch? Dimmi, non dirmi lei perché ti arriva una cartellata. La potrei sua mamma. Le gare. Vedere le gare. Ah, le vedi le gare? Ci sono. Sì. Beh, oggi ce ne sono pochine per dire la verità. Perché noi abbiamo caldeggiato il ciclocross quando, ti giuro, non lo voleva nessuno. Cioè, quando dicevi andiamo a fare una gara di ciclocross, ci davano dei deficienti, degli imbriagoni o... Quando andava bene. Quando andavamo ai mondiali di ciclocross che eravamo solo noi. Oh sì, mandavamo le immagini dappertutto, non le voleva nessuno. La RAI non pervenuta, anche adesso faccia tanto di più. Per cui abbiamo sempre creduto nel ciclocross, dove oggi tanti ci credono e noi siamo contenti. Noi ci hanno spostato un po' fuori, ma le gare continuiamo a fare di tutti i tipi. Però le gare sono importanti, a voi piace vedere le gare o no? Sì. Ma quando durano un minuto vi piacciono oppure vi piace il racconto? No, è bello anche il racconto, ma che durino comunque un po'. Vedere, più che si vede meglio è, diciamo. È logico. Beh, guarda che questa qua, a qualsiasi età gliela dici, la gara deve durare. Se tu mi fai una gara degli elite, 3-4 minuti perché hai 12 minuti da mettere dentro, sono cazzi, insomma. Cioè, non puoi fare... Finita. Beh, le dirette io posso assicurarti che anche quest'anno da noi sono state viste tanto su Eurosport. Sì, non fa la cagona. Ma è vero. No, bisogna dire la verità. Ma cosa devo fare? No, bisogna dire la verità. Io lo so che tu sei dall'altra parte. Quale parte? Io devo dire la verità. Io sono dalla mia. Allora. A me non mi caga più. Bisogna dire la verità. Sì, dilla. La gente guarda il cross se lo fai vedere. Sì. Punto. Io ho detto solo questo. E lo fanno vedere. E ti ripeto, noi siamo una TV a pagamento, però abbiamo fatto dei numeri che tanti se li sognano. Punto. Cioè, questo chiuso. Lo può dire perché tanto si sa, lei è qua, fa quello che vuole. No, vabbè. Mica mi può dire di no, eh. Ma è vero.
Abbiamo detto anche la settimana scorsa. Beh, anche la pista, l'europeo. Guarda, gli ho scritto bene a cannone, sei una meraviglia, perché mi sono divertito come ha raccontato questo europeo. E gli ho detto, ma privatamente, lui mi ha risposto in maniera adeguata, lo ringrazio, perché ha saputo raccontare la pista, come bisogna saper raccontare il ciclocross. Io una domanda che voi volete rispondere, rispondete. Ma quando dei cronisti dicono delle cagate, ve ne accorgete? Beh, sì. E tu che c'è la faccia di uno che è incazzato, dai, che sei più, di che segno sei? Pesci. Dai, pesci che squizza, dai, fammi lo squizza, amianto. Dimmi la verità, lo senti? Beh, è chiaro, comunque noi oltre a correre sappiamo anche quanto riguarda la tecnica. Lei cagate non ne dice, mi pare. No, qualcuno la dico anch'io. No, dite la verità voglio. Boh, magari tutti sbagliamo, quindi ci sta a sbagliare ogni tanto. No, lei non l'ho mai visto sbagliare. No, qualcuno la dico anch'io. Dai. Vabbè, quindi sapete discriminare, beh, o no? Sì, sì. E sì. Tu, Ri? Sì, sì, beh, però si guarda lo stesso. No, ma no, voglio dire, il raccoglio... sono ragazzi. Sei fognato. No, io dico sempre che il racconto che lo avesse detto De Zan, che voi manco sapete più chi è, o Giorgio Martino, che voi non sapete più chi è, oppure quelli che raccontano oggi, a me piacerebbe il racconto che faccia appassionare la gente. E appassionare la gente fai con il racconto. Se tu hai vinto o sei arrivato secondo, no? E però nessuno sa chi cacchio è Enrico Barazzuol. A me piace far sapere alla gente che Enrico Barazzuol, oltre a essere arrivato secondo, poteva arrivare primo, ma ha trovato uno che va due palle più di lui e ci sta tutto, però ha un'identità. Va a scuola, fa l'alberghiero, vuole fare il pasticcere. Lui va a Lipsia, che non sono tori, sono elettronica. Quindi tu un domani ti occuperai e avrai una marcia in più anche rispetto alle nuove tecnologie, dove si vanno a prendere le materie prime, per esempio, no? E lì ti farei dei ragionamenti, se andiamo ad invadere campi che non ci sono, lontani, dove c'è l'inquinamento pazzesco, queste robe qua te le farai le domande, no? Beh, sì, chiaro. Ecco, allora, diciamo che Enrico è così, Matteo è così, e la gente conosce la persona. Questo che non è che vado a infognarmi. Con YouTube, con tutto il rispetto delle nuove tecnologie, voi arrivate uno e due, ma una bella rottura di cazzo, scusatemi con tutto il cuore. No, non ti ridi. Dico una minchiata. Devo rispondere. Ma sia. Beh, insomma, si può anche fare approfondimento. È proprio, non è una questione. Ma in una cronaca puoi approfondire, voglio certo dire. Certo che puoi approfondire. Perché tu hai fatto conoscere Pitcock 5 anni fa, non sapevo neanche chi era, va bene? Beh, Zweck. Zweck. Uguale. Van Aert, anzi, lo chiamano Van Aert, con Van de Aert li chiamavano uguali. Cioè, li hai fatti conoscere chi sono? Sì, sì. Hai fatto conoscere, era Pulidore, era il nonno di... Beh, ma è come adesso bisogna seguire, è ovvio, arrivano i ragazzi giovani, ed è per questo che è fondamentale seguire categorie giovanili, ma giovanili intendo già gli allievi, gli esordienti. Certo, fare perché... conoscere i personaggi, dico, e basta. Certo. Se no siete relegati all'anonimità, come si dice? Anonimità? Anonimato. Anonimato, mi piace, anonimato. Dai, io sono sempre Ilaria, cioè, mi scriverò qua, mi chiamo Ilenia. Vabbè. Vi prego, non chiamatemi Ilaria. Ragazzi, allora, domenica prossima siamo a Cordignano, no? Ci siete anche voi? Potete mandare un augurio anche a Ivan Pesotto, povero, ci manda le immagini, che vuole Scratch, anzi ti aspettiamo Ivan. Sì, beh, vogliamo ringraziare Ivano Pessotto e tutti gli sponsor che contribuiscono alla realizzazione di questa gara. Che oltretutto ha una gara dei ragazzi e in più organizzano, vero? Sì. Mi guarda come dire, vabbè, che me frega, però... È no, tanto... vabbè, è vero. Sei simpaticissimo sto ragazzo, c'hai una cartella. No, dimmi tu, andrei a correre. Certo, l'ultima, è l'ultima prova, è tra l'altro, del trofeo Triveneto, quindi ci sono anche le premiazioni finali delle classifiche. È un percorso che ritorna dopo parecchi anni, sì. Quindi sono curiosa di vederlo. E quindi domenica ed è già finito quasi il ciclocross, perché poi dopo ci sono gli italiani giovanili e poi... I mondiali, vai. I mondiali, poi i mondiali, però, sì, che dai, commenteremo, c'è tanto. Noi andremo avanti fino alla prima settimana di febbraio e poi se riusciamo a ma quest'anno comincia prima il mountain bike. Allora quindi non mi sa che tiriamo dritto. Vabbè, tiriamo giù dritto, non c'è problema. Stai attenta, Elenia. Allora domenica ti vedremo là.
Cronache? Certo, parto già con la strada da sabato, col trofeo Maiorca, dove c'è la Letizia Borghesi, quindi non vedo l'ora perché così racconto la storia della famiglia Borghesi. Trofeo Maiorca? Ma mica che ci potrà essere... Non lo so, dico forse una sciocchezza, Francesca Selva, perché so che è da quelle parti che si sta allenando. Ah, guarda, la starting list non ce l'ho ancora, sono tre gare staccate, quindi c'è sabato, certo, domenica e lunedì. Mi domenica mi sostituiscono, sì, perché io vado, da Ivano Pessotto, e poi ritorniamo a commentare il ciclocross, perché c'è l'ultima prova di Coppa a Ugheraide, che chiude la Coppa del Mondo, e poi ci sono i mondiali di Tabor. Benissimo, con la neve. Ti ringrazio Enrico, e ringrazio pure te, caro Matteo, Enrico e Matteo. Matteo, sai che io adoro Matteo, perché poi dopo col Vangelo di Matteo io vado a nozze, perché lo credo sia il più belle, i più bei passaggi del Vangelo che si possano narrare, e quindi lo consiglio a chi non l'ha mai letto. Ma Matteo, ti dico una chicca, visto Dilla, che ti piace il racconto. Céline del Carmen Alvarado, in tutti i post che fa, mette sempre un versetto della Bibbia. Sì, ah, sì, sì. E a me, io mi diverto a andare in cerca di cosa vuol dire il versetto. È tanta roba. E se non lo sapete, roba, andate a vedere. È tanta, tantissima roba, una bella idea. Ragazzi, buon weekend a casa vostra, salutatemi il signor Pessotto, digli che gli voglio bene, e noi ci vediamo settimana prossima, se Dio vuole, soprattutto se ci sarà presente ancora Liliana Razzo. Certo, la settimana prossima. Gli sto preparando una sorpresa, che non la dirò mai. Ma gliela sto preparando, ma quel giorno gli cadrà il mento. È un segreto tra me e me, che poi dopo lo spartirò con tutti. No, voi. Comunque sì, settimana prossima abbiamo già anche gli ospiti, sì, quasi fissati. Grazie ragazzi. Arrivi. Grazie a voi. Buon rientro. Chi è che guida i due? Io. Perché lei ha preso il caffettino, eh? Sì, bravo. A settimana prossima. Sostenibilità, rispetto per l'ambiente, design italiano, dal 1968. Epoca Spa, nebulizzatori, pompe a pressione e tutto per il giardinaggio. Epoca Spa, visita il nostro sito www.epocaspa.com.